Consiglio, al sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, all'assessore Guido Niris, ai consiglieri, al consigliere Quaresimale, al consigliere Gian Vittorio, ai consiglieri che non dico quotidianamente, ma molto spesso partecipano proprio e condividono quelle che sono le problematiche della ricostruzione. Quindi questo è proprio perché è una dimostrazione che si è creata una rete di intenti, una rete delle istituzioni. Ma un ringraziamento speciale, consentitemelo, alla struttura ATER, alla dirigenza dell'ATER, a tutto il personale dell'ATER, in particolare poi al RUP, all'architetto Partiti, al dottor Foschini, a tutti coloro che hanno consentito, che mi hanno consentito, quindi al Consiglio di Amministrazione, di essere oggi qui appunto ad inaugurare questo primo cantiere. Il primo cantiere non vuole essere soltanto un atto considerato isolatamente, ma si inserisce nel più ampio disegno della ricostruzione dei 62 immobili che interessano la ricostruzione dell'ATER. È una ricostruzione impegnativa, una ricostruzione lenta, ma lenta perché i procedimenti sono complessi e dei quali noi non possiamo discostarci e non vogliamo discostarci, perché il rispetto dei procedimenti ci consente di poter garantire dei risultati sicuramente positivi. E se siamo qui oggi è proprio perché tutta una serie di passaggi, di procedimenti, di adozioni di atti, delibere di consiglio, dei termini dirigenziali ci hanno consentito appunto alla fine di affidare i lavori. E quindi per noi questo è veramente importante. Pensiamo anche a breve di avviare anche altri cantieri, quindi è di qui infatti lo sforzo in questi giorni, anche ad agosto, è proprio quello di portare avanti cantieri su tutto il territorio provinciale. Perché l'abbiamo voluto proprio fare in questi giorni? Perché abbiamo scelto agosto? Non è un caso. Guardate, avremmo potuto anche aspettare il rientro dalle ferie, invece abbiamo voluto dare un chiaro messaggio, che la macchina ATER non si ferma, la macchina pubblica non si ferma, ma non si ferma perché crede nella ricostruzione, perché ha come obiettivo quello di andare incontro ai bisogni dei propri inquilini, ai bisogni di coloro che per via del sisma 2016 sono ancora fuori dalle loro abitazioni. È chiaro che i nostri inquilini sollecitano un rientro immediato. Noi abbiamo cercato anche di limitare questi danni, di arginare gli effetti del sisma, intervenendo con le abitazioni, con le unità immobiliari che abbiamo acquisito con i fondi regionali. Grazie appunto alla Regione siamo riusciti ad acquisire ad oggi 146 unità immobiliari che abbiamo messo a disposizione di vari sindaci per una prima sistemazione di quanti ancora sono fuori casa. È chiaro che questo è soltanto un rimedio momentaneo. Però ecco quello che voglio dire a tutti i presenti è di comprendere appunto la difficoltà che noi dobbiamo vivere, che noi viviamo quotidianamente nello svolgimento proprio di tutta l'attività amministrativa. E pensate che si tratta, questo immobile è un immobile degli anni 80, quindi di qui anche lo sforzo dei progettisti, sia interni che dei progettisti esterni, che pubblicamente ringrazio, è stato proprio quello anche di adattare il miglioramento, l'intervento di miglioramento sismico ad una edilizia che ha già che ha appunto degli anni, quindi adattarlo all'attuale normativa. Capite bene che insomma di difficoltà ce ne sono state non poche. In più l'ATER, oltre a dover rispettare il codice degli appalti, ha anche un altro rispetto, che è quello del patto di legalità che ha stipulato con ANAC. Però è un patto che ci consente di poter essere tranquilli, di stare tranquilli, di adottare degli atti che sono sicuramente atti legittimi, atti inattaccabili, e ci dà sicuramente sicurezza. Questo è un po' è quello che è il pensiero che oggi appunto ci tenevo ad esternare a tutti i presenti. Voglio anche rassicurare i nostri inquilini,
rassicurare loro. Gli chiedo di pazientare ancora un po'. Non sono venuta qui per giustificare i ritardi della macchina pubblica, ma proprio per sperare, e soprattutto ai nostri inquilini voglio dire di pazientare, perché sicuramente noi restituiremo loro una casa più sicura rispetto a quella nella quale vivevano sicuramente prima del sisma, perché è una casa che è adattata all'attuale normativa antisismica. Per cui, che dire, per noi oggi è veramente è una giornata importante. Penso di interpretare veramente il pensiero di tutti i presenti, di tutte le istituzioni, che con vera soddisfazione possiamo avviare veramente la ricostruzione con un immobile dell'ATER. Grazie.